In realtà qualcosa di veloce all'interno di questa miniatura. Appunto, io chiuderò il canale solamente per questo video, perché i miei amici dovranno fare le mie veci per tutto il tempo. Quindi sì, in buona sostanza questo video è una presa per il culo continuo a me. Ti tengo a precisare che questo non è un video roleplay, quindi di base è la tigra più forte del leone. Quindi se sentirete seguita dalla censura, finite nel fare i paladini del family friendly con la bandierina, ma piuttosto fatemi una risata. E ancora una volta auguri alla casa, ragazzi. Ed oggi siamo qui per fare il tour della casa di Sbreezer, ma in versione verde. Se salite, dobbiamo parlare di lavoro. Lavoro? Allora, che cosa devi dirci? No! Oh! Allora, bello. Ho parlato con i miei analisti. Screen fatti. E abbiamo trovato il modo migliore per fare soldi. Vai. Donne! Ok. Allora, ci avevo pensato, guarda. Sì, infatti, è l'inizio del nostro piano. Prima inizieremo a fare questi video molto, molto soft. E poi dall'anno prossimo, in esclusiva, passeremo al sito arancione. No! No! Oh, bello! Il sito di Cruz! Quindi queste barre nere spariranno. Esatto, esatto. Ma non saremo più censurati. Ma Sbreezer, ma c'è una versione senza quelle sbarre nere? Esatto. L'OnlyFans apre fra... Ah, ho capito. È tutto verde perché... Il sito verde, quello delle regole, quello delle 34 regole. Il Green Pass. Quello del... Esiste un sito verde delle regole? Bro, certo, quello, la 34. Ah, sta dicendo il 34, mamma mia. Io non conosco nulla di tutto questo. Aspetta, neanche meno male, guarda. Allora, i progetti per Sbrelox, quindi abbiamo parlato che già sta di... mangiando? Non io. Parliamo di cose serie, sì. Di donne. No, esatto. Comunque, allora, ragazzi, se vogliamo dare un voto ad Elox per aver copiato me. 7. 8. 7 ghigiti. 6. 7. Ti sei sentita strumentalizzata? Guarda, che sono anni che lavori con. Che sono strumentalizzata. Guarda, preferisco 10 volte il verde. Quella felpa non la cambi da tipo. Quanti anni sono che non cambia quella felpa? Quando ho iniziato a fare video family friendly. Dai, andiamo. Ciao, ragazzi. Allora. Ciao. ragazzi, venite qua. Scusa. Intanto scusatemi. Perché vi chiedo perché sono Zoe. No, dicevi? Dicevo, scusatemi per essere vestito un po' da fallito. Adesso vi spiego. No. Che cosa no. Detto? Okay. Ovviamente, come primo video della giornata, dobbiamo andare in stanza da letto. Okay. Perché no? Ok. Dai, ti prego. Perché? No? No, è perché. Per quale motivo? Perché dobbiamo giocare ai videogames. Non vedete un computer? Perché si sta generando. Ma c'era davanti a me, lei no. Non trovo il monitor, quindi. Bro, ma stavo per il culo cosa? Oltre ad avere un harem, andremo fuori. Che figo! Wow! Allora, esatto, dobbiamo fare la gara per chi salta più in alto. Il primo che salta più in alto diventa nudo. Ah, che figo! Anzi, chi cade dal trampolino? Ah, esatto. E perché stai picchiando solo le donne? Ragazzi, il fatto è che io non salterò mai più in alto di voi, perché io sono basso e quindi sarete voi più in alto e voi sarete tutti quanti nudi. Che gag il fatto che sono basso, cioè proprio non potevi presentarli in maniera peggiore. Comunque questo video si intitola Ho chiuso il canale. Oh, grande, GG. Un deficiente in meno. Finalmente! Libero! Perché non avete aperto la porta? Tu devi aprire la porta. Perché aprire la porta? Rispetto! Ok. Ecco qua, ho aperto la porta. Ah, ok. Ah, ok, grazie. Sì, allora, praticamente funziona così. Entra dentro di me. Vabbè, se me lo dici così... Sì, lo so, perché ogni volta io faccio mettere in spectator quando ti devo spiegare i video, quindi ti dico entrate dentro di me, però non lo faccio perché è per cose sbagliate. Sì. Chi c***o ha detto che faccio video per bambini? Tu maniaco! Non sono video per bambini, sono video per piccoli adulti. Piccoli adulti. Vabbè, insomma, non è che adesso perché vi siete svegliati così dovete fare video, dai, fuori, via, basta. Covid da 18 mesi, mi fanno male tutte le ossa del corpo e sto cadendo a pezzi. Ho fatto la miniatura, ho fatto il gatto, ho fatto tua mamma, adesso facciamo il video. No, Sbri, mi è morto il cane. Non è che io posso saltare i video per oggi. Cioè, lo so che te l'ho detto un po' tardi, però mi sembra giusto. Dica il cane, posso farmi un pugno al salame? Che c***o faccio mentre stavo registrando? Che cazzo?
cavolo, un panino ti ho chiesto, manca di la sacra sindone. Comunque il tuo cane, portalo che ce lo mangiamo. Comunque così mi fate risultare come se tipo vi sfruttassi, ma non è vero. Tranquilli ragazzi, non con la giusta paga tutti i dolori sono sopportati. E questo programma vi è stato offerto da Sbreezer. Ogni tanto non dice c***o. Non vedo l'ora di fare un video dove io mi prendo per il culo a tutti quanti voi, mamma mia. Noi siamo perfetti. Va bene. L'essere perfetto. Va bene, va bene. Lo fa Crucco, ok? Io ho la mia storia in mente. Ok, e qua ho messo delle sedie così a caso, non lo so se vuoi fare. Ma al centro alcolizzati. Grande, mi hai dato una... Ma sei in creative? Sì, sì, perché io posso, capito? Io sono il gestore del cazzo. Ah, certo, tu puoi, certo. Qualcuno può zoppare, per favore. I miei fiori, brutta s***a. Sono stato io. Però comunque bravo, Crucco. Non hai il pipo. Che offesa, cavolo. No, rottino. Sti cavoli, benvenuti a casa mia. Oggi vi faccio vedere. Abbiamo un video speciale per tutti voi. Ovviamente le skin non l'ho preparate bene, però sti cavoli dei buchi di trama, ma me ne permette. Ovviamente vai, ragazzi in piedi, le ragazze lì sedute, muovetevi. Oggi faremo una specie di obbligo verità H.O.T. Cosa vuol dire? Ok. Attacco ovviamente, Titan. Ogni volta che qualcuno farà un obbligo, si metterà qui in mezzo e con una skin sbagliata farà questo. No! No! Non potete dire no. Raga, niente no, cavolo. Ci ho messo una cacchio di settimana. Non mi rompete le palle. Verso le 6 mi sveglio alle 6, faccio colazione e alle 6 continuo a fare i video. Cioè ti svegli alle 6, fai colazioni alle 6. Ho 4 mani, prendo la tazza del caffè con la mia e poi mentre disegno e faccio le mie cose. Beh, molto realistico. Tranquilli, sono un uomo e sono multitasking, quindi non rompete obbligo verità. In realtà dovrebbe essere il contrario, Sbreezer, le donne sono infatti multitasking. Tu sei speciale, io sono speciale, voglio dire, sì. Quindi okay, vediamo, in mezzo a tutti. Ok, come tu balla! Che dai, cazzo io, oh, che fallimento, io non ho parole. Io l'avrei già licenziato. Per davvero, fai la voce cute mentre balla. Crucco e Sbreezer si chiamano Sbrucco, io effettivamente sto sbruccando. Esatto. Il video farà 4 miliardi di visual e 20 milioni hardi di mi piace. E tu fai il manichino per fare, trasformati in quel tipo. E... Ah, è vero, sì. 2. Ah, guarda, perfetto. 3. No, ma cos'è? E Meg, vai in bagno e tra poco arriverò dentro la vasca a farti va una bene, visita. Va bene, arrivo. Sì. Passate tutti sull'account Instagram di Sbreezer. Così mi riposta le storie e magari qualche persona che viene pure sull'account mio la troviamo, eh. Sì, sì, guarda sotto di te. Ci riposta storie, venite per piacere. No, Crucco, no, c'è bisogno. Allora, ragazzi, entrate un attimo. 50 milioni di euro in meno, basta. Allora, ragazzi, okay, oggi vi spiego il video, va bene? Sì. Ok, entrate dentro di me. Ma questa battuta già è da prassi, silenzio. Ah, allora, ho capito, poi... fa parte di... Allora, Crucco. Tu farai l'armadio. Poi mi serve Violet, vieni qua. Allora, tu devi fare questo comodino a forma di incudine. Però devi fare la voce cute, ok? Cioè, praticamente questo comodino deve parlare con la voce cute, va bene? Va bene, perfetto. Ma non c'è bisogno, cioè, non ti ha detto che ti ha 90. L'edizione. Io veramente. Ma io cosa vi chiamo a fare? Ma sei da zoe che... Io, ma veramente. Stai zitta, ti ho detto stai zitta, hai capito? Sbreezer, Sbrmeg. Smegma. No, raga, non potete capire che canzone ho ascoltato oggi. È tunz tunz tunz. Capito? Ah, parla con me, quindi, giusto. Vai. Ok, va bene. Ok, allora, ragazzi, il video di oggi si intitola ho fatto 3 pezzi di lana come cacca, va bene? Cosa? 3 pezzi di lana. Ma non credo che sia abbastanza... Secondo me, cago nel puzzo, sarebbe stato meglio. Cago nel puzzo. Bene. Okay, basta, mi avete rotto le palle. Adesso basta, mi avete preso il culo. Ma abbiamo appena iniziato. Ma ce l'hai chiesto tu, ma mi stavo divertendo. Mi hai insultato in tutti i video. Ma che... Va bene, ragazzi, spero che il video sia piaciuto, un video diverso dal solito. Ovviamente che vi sia stato d'aiuto in qualche modo per farvi divertire e ridere. Noi ci becchiamo in un altro video. Ci si becca.